Piccole lampadine che si accendono. Domanda. Voi dite che a ogni individuo è data una certa illuminazione. Che vuol dire? I fratelli del cerchio attraverso Andreina. Guida. Si parla spesso di essere illuminati e si auspica che il proprio momento per la comprensione divina possa arrivare prima possibile. Nell'immaginario comune questo avviene come una scintilla che abbaglia all'improvviso la mente grazie ad un fatto scatenante. Ma quella non è illuminazione, non quella assoluta. Sono piccole lampadine che si accendono come se si stesse percorrendo un corridoio buio e si dovessero attraversare stanze diverse. A mano che si raggiunge e si entra in una stanza, perché non basta arrivarci, bisogna che si attivi la volontà di aprire quelle porte, si accende la luce che illumina quella data stanza. E così via per la scoperta di tutte le altre stanze. L'essere umano non è strutturato per una comprensione totale e immediata, ma per una graduale conquista di se stesso. Si può dire che una stanza è illuminata non quando la luce ne inonda le pareti e le fa quasi scomparire, ma quando permette di vedere tutto quanto è ammassato tra quelle pareti, che sono il limite della propria comprensione. Di solito quello che vi si trova è lì abbandonato e dimenticato da tempo immemore, parlando dei tempi umani. Da una sofferenza antica, parlando nel linguaggio dell'anima. Vecchie offese, risentimenti, blocchi emozionali, ferite mai chiuse, ma anche antichi debiti ai quali si cerca inutilmente di sfuggire. Ingiustizie perpetrate e ricevute, affetti non riconosciuti, offese e tradimenti, mancanze di coraggio o sprezzante disprezzo. Tutto là, accantonato e impolverato, nella speranza che la mancanza d'aria soffochi ogni tentativo di risveglio. Perché il solo pensiero di ripulire quei luoghi dimenticati porta disagio e sconcerto e a volte vero terrore. Ma la luce a questo serve non a volare sulle nuvole incontro al sole, ma a liberare la stanza dalla sua opacità. Solo quando non ci sarà più niente dentro, le sue pareti crolleranno e permetteranno la continuazione del viaggio verso un altro luogo da liberare, da illuminare, grazie alla demolizione delle sue pareti. L'illuminazione è il riconoscimento di sé e il dissolvimento di ciò che ne ha impedito la visione e l'incontro. Fin quando l'ultima stanza non sarà spalancata, finché non saranno stati accolti i suoi tesori e sacrificati in nome dell'amore, non si potrà sapere cos'è la luce. Liberazione da noi stessi, accettazione di non essere pur essendo. Fino allora, la gioia di essere gli autori del proprio riconoscimento, attraversando tutte le stanze di noi stessi, basterà a farci vivere il nostro paradiso di passaggio, perché l'umano non conosce gioia più grande. Poi, a un cuore così allenato e preparato, non sarà difficile accogliere ogni grado di intensità superiore che potrà sperimentare. Ogni passo è una nuova illuminazione, non c'è limite, non c'è misura. La capacità la determina lo slancio dell'anima che trasmette al cuore e alla mente la volontà di agire, di guardare verso un angolo dimenticato in una nuova direzione per un respiro più ampio. Quando si attiva una nuova volontà è sempre per uno slancio dell'anima, per una richiesta di riscatto, per allentare una maglia della catena che tiene l'anima legata alle sue memorie, mentre sente la spinta ad affacciarsi sull'universo della sua libertà. A voi la pace.